Camilla ha detto che sarà un grande onore diventare regina consorte quando il principe Carlo sarà re. La regina ha usato il suo giubileo di platino per dare il suo sigillo reale di approvazione affinché la duchessa di Cornovaglia usasse il titolo, ponendo fine ad anni di speculazioni. Camilla ha affermato che la posizione l'aiuterà a evidenziare le cause che sostiene durante un'intervista con la presentatrice. Emma Barnett sul suo lavoro con le vittime di violenza domestica, parlando a Clarence House per Woman Hour e BBC Breakfast, dove si è riunita con Diana Parks, la cui figlia Joanna Simpson è stata uccisa dal marito nel 2010, Camilla ha detto, «Certo è un grande onore, diventare regina consorte, potrebbe non essere nient'altro. Ma lo aiuta, ho intenzione di tenere il passo con queste cause. Sai se comincio qualcosa del genere?» Non rinuncerò a metà canale, continuerò solo a provare ad aiutare persone come Diana, spero di doverlo fare per tutta la vita. La duchessa ha precedentemente citato la signora Parks come fonte di ispirazione dietro il suo lavoro con le vittime di abusi domestici. Durante l'intervista, Camilla ha chiesto maggiori azioni per contrastare la violenza contro le donne e ha discusso dell'impatto che il blocco ha avuto sugli abusi domestici. Ha anche affermato che il Queen's Platinum Jubilee è stata un'opportunità per la nazione di festeggiare. La duchessa ha detto, è sempre bello avere qualcosa di felice da aspettarsi con impazienza, vero? Voglio dire, abbiamo tutti passato momenti difficili, siamo stati tutti rinchiusi lontano dalla nostra famiglia e dai nostri amici. E ora potremmo riunirci di nuovo e festeggiare. Punto. L'intervista di persona è avvenuta circa 3 settimane fa prima che Camilla prendesse il Covid. Viene dopo che il monarca ha usato la sua pietra miliare di 70 anni sul trono il mese scorso per emettere il suo sigillo reale di approvazione per Camilla come regina consorte in un importante intervento che modella il futuro della monarchia.